E allora, quando sono le 10:35, diamo il benvenuto, e permettetemi di dirlo, ad una super donna. Lei è una studentessa universitaria che ha scritto questo libro in cui racconta la sua storia, una storia di guarigione, una storia di grande energia e entusiasmo, una guerriera. Lei è Benedetta Gerolmini, il libro si intitola Ancora di salvezza, editrice Radici Future. Buongiorno Benedetta, benvenuta. Buongiorno. Allora, io partirei dalle ultime pagine di questo libro, in cui, pagina 161, leggo: Penny ora è una signorina dallo sguardo dolce e sempre più disarmante, con una massa di capelli ricci e ancora un capriccio per ognuno di essi, e con un carattere da leonessa temprato negli anni e in ciascuna delle prove affrontate e superate con forza e ammirevole spirito di affrontamento. C'è una data che ha segnato la tua vita e l'ha segnata per diversi anni, 5 ottobre del 2005. Avevi 4 anni e la vostra vita, quella tua e quella della tua famiglia, viene travolta da uno tsunami. Ci racconti che cosa è successo e poi anche perché hai deciso di mettere nero su bianco, di raccontare la tua storia in questo libro, Ancora di salvezza. Allora, partiamo da appunto la data che hai detto tu. È stata una data abbastanza importante e che poi ha determinato quella che sono adesso, con altre robe che sono venute poi. È stata una data importante perché la mia vita è cambiata da così a così. Scoprire questa cosa non è mai facile. Io per fortuna, adesso non so se è un bene o un male, ero piccolina quindi non mi ricordo più di tanto, però per appunto scrivere questo libro mi è servito poi a ricostruire tutto e sapere meglio quello che mi è accaduto. Ed è anche per questo che ho deciso di scriverlo, perché sapendo tutto quello che mi è accaduto e rivivendo un attimo di roba, ho detto: ah, ok, allora forse, dato quello che ho passato, dato tutto quello che ho superato, dato che adesso sono ancora in piedi e sono in grado di raccontarlo, anche se con qualche piccolo problema o altro, posso raccontarlo agli altri e dire che se io ce l'ho fatta, potete farcela anche voi, allora vale la pena raccontarlo, forse. Ecco, mi ha colpito molto, mi piace quello che dici, che vale la pena raccontarlo, se può essere di aiuto, se può essere, ecco, in qualche modo un'ancora di salvezza anche per le persone giovani, meno giovani che stanno affrontando quello che hai affrontato tu. Mi ha colpito anche molto la poeticità con la quale hai scritto questo libro, anche con una bella dose di ironia. Posso chiederti qual è stato il momento più difficile da raccontare e poi anche quello, diciamo, anche più divertente? Allora, quello più difficile è stato tutto, perché rivivere sia quello che magari non ricordo, quindi ok, magari è stato brutto, però non tanto, ma soprattutto quello che ricordo, quindi il periodo della chemio, il periodo della radio, il periodo di tutte le sconfitte, tutti i dolori, tutto quello che ho passato, quello è stato abbastanza difficile. Non so, cioè, quello più divertente sono state le gaffe che ho fatto. Per esempio, quando parlo di quando sono andata al parco divertimenti, diverso da quello che avevo, spoilerò un po' il libro, di quello che avevo a Tiamocampo, che è un'associazione che è aperta, quindi fa provare a tutti i ragazzi che hanno a che fare con l'ospedale, che ormai sono abitué degli ospedali, fa provare l'arrampicata, fa provare ad andare a cavallo, fa provare il nuoto, fa provare un sacco di roba dai ragazzi che sfortunatamente sono in sedia a rotelle o che hanno avuto altri problemi, ai ragazzi come me, che comunque sono in piedi, però che hanno avuto abbastanza anche loro problemi. Fa provare questo.
Ecco, io visto che ero riuscita a fare l'arrampicata e anche in un tempo abbastanza decente, abbastanza corto, pensavo di poter fare l'arrampicata anche in un parco divertimenti normale, tra virgolette, cioè che non aveva cose per i ragazzi che avevano fatto tanta roba in ospedale e che quindi avevano qualche difficoltà. E il problema è che non ce l'ho fatta. Non voglio dire troppo del libro, Va però bene. è stata bello raccontarlo perché mi sono fatta tante risate, però anche brutto perché ho percepito ancora la sconfitta che ho avuto dopo quel momento. Però ecco, nonostante anche queste piccole sconfitte, non ti sei mai persa d'animo. Mi piace anche molto quando racconti dell'amicizia, delle varie amicizie che in qualche modo hai stretto, in ospedale. Racconti anche del divario che hai in qualche modo sperimentato a sud e al nord, perché ecco, prima abitavate al nord e poi vi siete trasferiti al sud, da Varese, a Bari, giusto, Benedetta? Sì, Ecco. esattamente. Prima abitavamo a Varese e poi ci siamo trasferiti qui. Diciamo che la vita non è stata tanto facile anche per quanto riguarda i trasferimenti. Io sono nata perché ho un fratello, sono nata dopo che sono vissuti loro a Milano, sono nata qui comunque dopo abbastanza trasferimenti anche loro, perché prima abitavano a Milano, poi si sono trasferiti a Bari, poi hanno preso casa a Varese, poi sono tornati a Bari, Varese, Bari. E quindi hai sperimentato anche un po' la differenza, ecco, il divario da un punto di vista di assistenza ospedaliera da nord a sud. Racconti in un passaggio che a Bari l'atmosfera era un po' più triste, l'atmosfera ospedaliera, insomma. Poi voglio dire, racconti cose che hai sperimentato, situazioni che hai sperimentato sulla tua pelle, quindi, come dire, non c'è niente di strano o di brutto da raccontare, insomma. Quindi è quello che tu hai No, no, sperimentato e che hai assolutamente. voluto raccontare in questo libro. E, è vero che hai un sorriso disarmante, insomma, è così proprio, eh? Contagioso Non anche. lo so. E te lo dico io, da zia, posso dirtelo. Grazie. Allora, Benedetta, la tua ancora di salvezza, vorrei ricordarlo, ecco, edito da Edizioni Radici Future. Posso chiederti se ci hai preso gusto a scrivere, cioè se magari potresti aver voglia anche di raccontare un'altra storia in futuro? Allora, per adesso mi basta questa, cioè nel senso sì, è bello scrivere perché sento, è come se io entrassi in un mondo parallelo, è come se mi catapultassi in un'altra dimensione, possiamo dirlo così. Certo. Però per adesso vediamo come va questo, perché non so se piacerà ai lettori, non so se potrà entrare nel cuore di tutti. E quindi voglio un attimo vedere come va quello, poi nel caso sì, perché no? Perché no, è vero. Allora, Benedetta, ti ringraziamo per essere stata con noi, ti auguriamo davvero il meglio che la vita possa riservarti, grazie davvero di cuore e vorrei nuovamente ricordare il tuo libro Ancora di Salvezza, Edizioni Radici Future, Benedetta Gerolmini, in bocca al lupo per la tua carriera universitaria. Grazie a voi, speriamo di Ciao, vederci ciao, presto. Ciao! bene, ciao, ciao, carissima Benny. E allora,